Lo spazio e il tempo nell'Odissea. Ovviamente, quando pensiamo allo spazio nell'Odissea, che cosa ci deve venire in mente? Immediatamente ci deve venire in mente il mare, la nave di Odisseo, le navi dei suoi compagni, quindi è sicuramente il mare è lo spazio prevalente. L'Iliade ruota attorno al tema della guerra, l'Odissea è il racconto di un viaggio. Eppure non dobbiamo dimenticarci che la seconda parte dell'Odissea, come abbiamo spiegato, è anch'essa comunque una parte di guerra. Dicevamo quindi che invece nella seconda parte abbiamo una battaglia, quindi non abbiamo più spazi aperti, abbiamo la reggia di Itaca che fa da sfondo alla battaglia fra Odisseo e Telemaco da una parte e i proci, quindi i pretendenti, dall'altra. Abbiamo visto che si può dividere in due parti sostanzialmente il poema dell'Odissea, la prima parte dove prevalgono i viaggi e la seconda invece dove prevale la guerra. La geografia del poema. Ecco, molti studiosi si sono messi a ricercare quali possono essere i luoghi precisi cui fa riferimento l'Odissea. Di fatto, diciamo che i luoghi più precisi di tutti li possiamo trovare all'inizio e alla fine del viaggio, nel senso che all'inizio del viaggio abbiamo la città di Troia, quindi la Frigia, insomma la regione dell'Asia Minore da cui parte il viaggio di Ulisse con la sconfitta dei troiani, la distruzione della città e la fine del viaggio, quindi l'isola di Itaca. Apparterrebbe infatti a una delle isole davanti alle coste dell'Epiro, quindi sul Mar Ionio, in sostanza. Queste, la prima e l'ultima tappa, sono chiare anche da un punto di vista geografico. Tutte le altre, a partire dal paese dei Lestrigoni, dove dei Lotofagi, scusate, il primo luogo, insomma, in cui si trova Ulisse a viaggiare. Già da quello invece incominciano i problemi e poi per tutti quanti gli altri posti, no? Che appunto lui tocca, appunto dicevamo quello dei Lestrigoni, piuttosto che la terra dei Ciclopi, di Circe, il luogo dove ci sono Scilla e Cariddi, eccetera, eccetera. Molte svariate sono le interpretazioni. Pensate che alcuni studiosi, tra cui anche uno studioso italiano addirittura ha ipotizzato che i luoghi di cui parla l'Odissea sarebbero nell'estremo nord, no? Quindi addirittura nei freddi mari del nord. Questo studioso italiano si chiama Felice Vinci. Ma poi ce ne sono stati tanti altri che hanno parlato di luoghi addirittura sull'oceano, piuttosto che luoghi davvero anche piuttosto lontani. La maggior parte degli studiosi però ritiene che comunque questi luoghi siano all'interno del mare Mediterraneo. La maggior parte degli studiosi fa coincidere, ad esempio, la terra dei Ciclopi sulle coste della Tunisia, oppure Eolo a Malta. Ma io sinceramente ho sentito anche le isole Eolie, ho sentito anche dire che la terra dei Ciclopi potrebbe essere la zona della Sicilia vicino al vulcano Etna. Oppure Circe a Ustica in Sicilia, ma ho sentito dire più volte parlare del promontorio Circeo, quindi siamo nella, una zona, in una regione più o meno tra il Lazio e la Campania. Scilla e Cariddi sui due lati dello stretto di Messina, questa è davvero l'interpretazione più usuale. I Feaci nel Golfo di Squillace. Insomma, questo è per dirvi che è molto meno determinato Ulisse Omero, nella determinazione nel chiarirci quali sono i luoghi. I Lotofagi potrebbero essere una terra dell'Africa, i Lestrigoni potrebbero dimorare in Sardegna, insomma, o in Corsica. Diciamo sicuramente comunque che il mare fa da sfondo principale alle avventure di Ulisse, tutti questi luoghi sono collegati dal mare, solcati dalle navi di Ulisse e dei suoi compagni, esposte al capriccio dei venti e dei flutti e all'ira di Poseidone, il quale Poseidone, come sappiamo, dopo già sin dall'inizio si può dire del viaggio di Ulisse, poi soprattutto dopo che lui ha accecato suo figlio Polifemo, tormenta Ulisse e i suoi compagni con continue tempeste.
il mare, protagonista assoluto dello spazio del poema, un pericolo, un'insidia, ma anche un mistero, un incognito da svelare, una realtà negativa sicuramente. L'uomo deve, qui un po' possiamo pensare a quella che era l'esperienza dei navigatori dell'epoca, era quindi pericoloso andare per mare. Avrei una domanda da farle. Sì. Ma Ulisse, sì, perché fece questo viaggio? Per ritornare in patria. Cioè, oh, lui... Ma se Ulisse è di Itaca, 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 perché doveva andare a fare il viaggio? Doveva fare la guerra. È andato a fare la guerra di Troia. E infatti tutti quanti i capi e gli eroi greci erano stati chiamati, convocati da Agamennone e Menelao per combattere contro i troiani. E quindi erano andati a combattere contro la città di Troia, questo dice la leggenda, il mito, e poi dovevano ritornare. Abbiamo detto della difficoltà del ritorno, del nostos. Non solo Ulisse ha trovato gravi difficoltà, ma anche altri. Ecco, dicevamo il mare, lì c'è il destino spesso di morte per l'uomo. Il suo corpo, il corpo dell'uomo si perde spesso nel mare e resta quindi privo di sepoltura. Quindi è un elemento inquietante, ma fa anche da tramite, no? Ovviamente da punto di passaggio tra una parte e l'altra del poema e anche del viaggio di Ulisse. Gli interni. Abbiamo visto che per quanto riguarda gli esterni prevale il mare. Gli interni sono il palazzo di Odisseo a Itaca, quindi il palazzo reale che diventa centro soprattutto nella seconda parte del poema. La reggia di Menelao a Sparta, leggeremo infatti di quando Telemaco arriva a Sparta e Elena racconta a Telemaco del cavallo di legno, della distruzione di Troia. La reggia di Nestore a Pilo, sempre nel corso dei viaggi di Telemaco. Poi soprattutto la corte dei Feaci, dove viene ospitato Ulisse e dove racconterà i suoi viaggi. Ecco, a differenza di quanto accadeva nell'Iliade, dove gli interni erano pochi e caratterizzati appena appena tratteggiati, invece gli interni nell'Odissea, soprattutto la reggia, le sale, eccetera, sono descritti in maniera piuttosto dettagliata. E sicuramente ci viene in mente, ad esempio, il letto nuziale della casa, la stanza da letto, insomma, di Ulisse, che viene rappresentato in maniera molto precisa. Deve essere preciso Ulisse con sua moglie Penelope, perché questo è l'unico modo attraverso il quale lui sarà riconosciuto dalla moglie Penelope. Il tempo. Parliamo adesso dei piani temporali. Abbiamo già sottolineato il fatto che c'è un flashback, quindi che ci sono piani temporali che si intersecano all'interno del poema, che è un poema quindi più raffinato rispetto all'Iliade dal punto di vista delle tecniche narrative. La narrazione non è lineare, non parte dall'inizio, quindi da quando lui parte dalla città di Troia per poi arrivare alla fine, ma prosegue in modo diciamo meno lineare, con questa analessi principale, con questa quindi retrospezione, questo flashback. La vicenda vera e propria occupa poco più di un mese, cioè, voglio dire, un mese prima della fine degli eventi, accade che Telemaco incominci i suoi viaggi, in sostanza, alla ricerca di notizie su suo padre, e un mese prima accade che Ulisse vada via dall'isola di Calipso e si diriga verso l'isola dei Feaci. Quindi è tutto condensato, un pochettino come accadeva anche nell'Iliade. Però nell'Iliade poi non c'era la possibilità di aprirsi anche ad altri tempi. C'erano solo i 55 giorni, diciamo così, dell'ira di Achille. Invece nell'Odissea abbiamo questo mese, sì, ma poi abbiamo la possibilità, attraverso il racconto di Ulisse, anche di allargarci a tutto quello che è successo nei 10 anni precedenti.
Al pari dell'Iliade, il futuro è presente nella dimensione della profezia. Le profezie, le anticipazioni, questo l'abbiamo visto molto frequente. Nell'Iliade, quando per esempio viene ucciso un eroe e si profetizza poi la morte magari del suo stesso uccisore. E poi nell'Odissea, quando Atena, sotto le false sembianze di Mente, oggi leggeremo questo brano, ospite di Telemaco, profetizza il ritorno ormai prossimo di Odisseo a Itaca. Oppure quando nell'Ade, Odisseo andrà anche nell'Ade, cioè avrà un incontro con le anime dell'Ade, Tiresia preannuncia le tappe successive del suo viaggio a Odisseo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.